Sette giorni dopo, a Lecce, la vittoria è sicuramente più agevole. Ibrahimovic sblocca il risultato dopo appena 9 minuti di gioco. Mutu e Zalaieta completano la goleada nel finire del secondo tempo. A 3 giorni dalla decisiva sfida di Champions League contro il Bayern, la Juventus si trova impegnata al Delle Alpi contro la Sampdoria, ed è proprio questa la gara che consegna ai bianconeri lo storico record della 9ª vittoria consecutiva iniziale, dopo che 7 giorni prima era stato eguagliato il primato di 8 detenuto dalla Juventus di Trapattoni. Trezeguet, da grande opportunista qual è, segna l'1-0 nel primo tempo, Mutu raddoppia e chiude i conti in avvio di ripresa. D'esterno per Trezeguet. Crocia Mutu, va in percussione in aria, e la sinistra, rete! Troppo più della Juve, grande azione! Io posso solo dire che questa è la pagina 324 del manuale del calcio. 9 vittorie consecutive, nessuna squadra in Italia c'era mai riuscita, come avete fatto? Questo è il frutto del lavoro che facciamo, quindi anche giustamente merito del mister, che riesce a gestire bene la squadra, quindi dobbiamo fare complimenti a tutti. Si arriva così alla trasferta di San Siro contro il Milan. E la Juventus si presenta con 5 punti di vantaggio sui rossoneri, che seguono al secondo posto in classifica. Una vittoria forse chiuderebbe la corsa scudetto dopo appena 10 giornate di campionato. Invece il Milan nel primo tempo segna 3 reti a Chimenti con Abbiati in panchina, e nella ripresa a nulla serve il gol di Trezeguet. Meglio, a qualcosa serve, visto che il francese eguaglia così Platini a quota 104 reti ufficiali con la maglia della Juventus. Sempre Trezeguet! Tocca un pallone in area di rigore e lo mette dentro, quarto gol contro il Milan per Trezeguet. Sette giorni dopo, in casa contro il Livorno, la Juventus torna al successo. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa si scatenano gli attaccanti. Gol di Ibrahimovic con un pallonetto, di Trezeguet di testa e di Del Piero nel recupero. Per Alex è il gol numero 178 con la Juventus, gli stessi di Roberto Bettega. Palla in mezzo, Trezeguet! 2-0 Juve! E questo è il cinismo di una squadra che ha dei colpi straordinari. Con larghissimo, palla per Del Piero, Del Piero, Del Piero, Del Piero! 3-0 Juve! Alex Del Piero, c'è anche il suo marchio. È comunque a Roma, in una partita tradizionalmente difficile, che la squadra di Capello mette a segno un autentico capolavoro. Un 4-1 senza discussioni, con il tacco di Ibrahimovic per smarcarsi di Kufur, che resta uno dei gesti tecnici più spettacolari di tutta la stagione. Di tacco Ibrahimovic va via, poi di forza su Kufur Ibrahimovic, in area di rigore, Zlatan! Ibrahimovic! Un gol bellissimo di potenza di Ibrahimovic. Arriva a traversone Zambrotta, Davi! Trezeguet, 3-0 per la Juventus che non perdona. E ancora Ibrahimovic indietro, Davi! Trezeguet, 4-0. Ha fatto un bel gol e sono contento per questo, ma più importante noi vinto di partita 4-1 e giocato abbastanza bene, migliore secondo tempo di prima, ma vinto oggi una importante partita. Il Treviso fa paura per appena 12 minuti, il tempo che passa tra il vantaggio dei veneti con Parravicini e il pareggio di Mutu. Trezeguet e Del Piero mettono al sicuro il risultato prima di un'altra temibilissima trasferta, quella di Firenze. Prova Chiellini, destro, deviazione, poi Trezeguet, occasione, e c'è il gol della Juve, 2-1 Juve. Ancora Ibrahimovic, prova, palla dentro, 3-1 Juve, con il tocco decisivo di Alex Del Piero.
Al Franchi, dove si rivede Gianluigi Buffon almeno in panchina dopo il grave incidente estivo al trofeo Berlusconi, Trezeguet dopo appena 8 minuti sblocca il risultato. Dentro, Davi! Trezeguet, 1-0! Pazzini pareggia e la Fiorentina, con un paio di pali, sembra in grado di far sua la partita. Ma è invece Camoranesi che sfrutta un'indecisione di Pancaro e realizza il definitivo 2-1. La classifica è sempre più bianconera. Con 39 punti in 14 partite, la Juventus domina e tiene il Milan a 8 lunghezze e l'Inter a 10. Con la squadra saldamente in testa alla classifica, festeggiare tutti assieme il Natale è ancora più bello. E così a Torino, nei saloni della scuola di applicazione, si ritrovano giocatori, tecnici, dirigenti, dipendenti e naturalmente i rappresentanti degli sponsor. Per aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno, la Juventus deve ancora sudare 5 camicie. Ma la squadra di Capello è in gran forma e a farne le spese, subito dopo il trionfo di Firenze, è il Cagliari. Nedved e Trezeguet nel primo tempo, ancora Trezeguet e un'autorete di Vignati siglano il poker dei bianconeri. Siamo stati determinati, abbiamo dimostrato una grandissima prova di carattere e penso che sia meritata la vittoria. A livello personale sono contento, no? Perché ho segnato e stiamo giocando bene e penso che questo momento quello sia lo più importante.